nella puntata precedente, Giorgia aiutami che magari mi sfugge qualche dettaglio. Ok, Peppa. Stavo dicendo, nella puntata precedente, io e Giorgia eravamo tranquilli a casa nostra, sul divano, e stavamo guardando un film bellissimo. Sì, è vero, Peppa, era bellissimo. C'erano i cavalieri, i re, le dame. Sì, esatto. Un bel film ambientato nel passato, in un'epoca meravigliosa. E io e George siamo messi a fantasticare. Pensa quanto sarebbe bello se potessimo vivere in quell'epoca. Pensa quanto sarebbe bello di qui. Pensa quanto sarebbe bello di là. Poi però cosa è successo, George? È successo che la mamma ci ha chiamato per andare a dormire perché era tardi. Esatto. Quindi abbiamo dovuto spegnere la televisione e siamo andati a dormire. E poi? E poi non lo so, Peppa. Io mi sono addormentato e poi mi sono ritrovato qui vestito in questo modo. Anzi, sai che è un po' scomodo questo vestito? Oh, porta pazienza, George, sei un cavaliere. Com'è che ti ha chiamato il re prima? Sir George, mi pare. Sir George! E quindi niente, ci siamo ritrovati in un'epoca lontanissima dalla nostra. E vestiti in questo modo, io da principessa e George da cavaliere. Con l'armatura, con l'elmo, con lo scudo. Volevamo avvicinarci a quel castello laggiù, ma si è presentato un signore grande e grosso, proprio come il nostro papà, come Papa Pig. Però ha detto di chiamarsi Re Pig. Boh, ha detto che nel suo castello c'è anche una regina, un mago e tantissimi servi. Sì, esatto. E adesso andremo con lui a fare un giro in carrozza. Io non vedo l'ora, anche io. Andiamo? Eccoci, re, siamo pronti per salire in carrozza. Oh, molto bene, molto bene. Dove ci porta di bello? Oh, beh, qua, sai. Non lo so, ci porta a vedere qualche città? Oh, per le città dovremmo viaggiare giorni interi. Come giorni interi? Prego, cara, sali pure in carrozza. Sì, sì. Mi diceva? Che per andare in città dovremmo viaggiare per giorni interi. Io francamente non ne ho proprio voglia. No, faremo un giro qui nella campagna, qui nei dintorni. D'accordo. Oh, bene. Sir George? Sì? Perché si spaventa così? L'avete un po' agitato oggi. No, 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 tutto bene, tutto bene. Se la sente di guidare lei la carrozza? George! Peppa! Guida la carrozza, frigati. Sì, 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 me la sente, come, sono un cavaliere, certo. Oh, molto bene, molto bene. Allora io vado a prendere posto, eh. Sì, sì, prego. Oh, cielo. Guidare una carrozza, e come si fa? Allora. Sono un po' ingombrante io, cara. Prego, può partire, Sir George? Sì, 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 partiamo. Oh, dai, cavallino. 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 Ma Sir George, perché stiamo andando indietro? Non lo so. Cavallino. Cavallino. Oh, ma dove vai? Cavallino. Oh, ma cos'è successo? Oh, povero George. Lui non ha mai portato una carrozza, e tantomeno mai cavalcato un cavallo. Dove saranno andati a finire? Oh, vedo arrivare un cavallo. Vedo arrivare un cavallo. Aiuto, 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 aiuto. Ma la carrozza è vuota. Oh, mamma mia, saranno caduti tutti. Dedalo, Dedalo. Sir George, venga subito qui. Sì? Ma che cosa ha combinato? Cosa significa questo? Lei non sa andare a cavallo? Sì, sì, io so andare a cavallo, certo. Ma non mi pare proprio, fate imbizzarrire il cavallo, il mio dedo è scomparso adesso con la carrozza. Oh, è la principessa, principessa, principessa. Vado a vedere, vado a vedere. Oh, Peppa, dai, vieni, vieni, vieni. Oh, 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 oh. Che male. Oh, scusate, mi devo sedere un attimo. Oh, principessa, si è fatta male? Un pochino sì. Oh, penso che dovrei farla vedere dalla mia regina.
Sì, per favore. Dopo facciamo i conti, Sir Giorgio. Di certo non la passerà liscia. Peppa, che cosa ho combinato? Oh, George. Acci picchi, abbiamo fatto un guaio grosso. Non è colpa mia, Peppa. Io non me la sentivo di guidare il cavallo. Lo so, George. Dai, stai tranquillo, non ti preoccupare. Peppa. Che c'è, George? Io vorrei tanto tornare a casa. Ma come tornare a casa? E quando ci ricapiterà mai un'occasione simile? Oh, cerchiamo di godercela il più possibile. Cosa vuoi che ti faccia, Re Pig? Non lo so, magari tagliarmi la gola. Ma non dire sciocchezze. Non ti ricordi? È solo un sogno. Ah, è vero, è solo un sogno. Mi hanno detto che abbiamo degli ospiti. Siete voi? Mammina! Come, prego? No, no, niente. Ho detto sì, siamo noi. Io sono la principessa Peppa e lui è Sir George. Mammina! Ma che cosa ha detto questo cavaliere? No, no, niente, che è straniero. Oh, capisco. Dunque voi siete una principessa? Sì, molto piacere. Oh, piacere mio, cara. E dimmi, ma da che regno arrivi? Non ti ho mai conosciuto. E dire che conosciamo quasi tutta la nobiltà della zona. Oh, io vengo da molto lontano. Oh, da molto lontano. Potresti essere un po' più precisa? Dunque vengo dall'Inghilterra. Oh, l'Inghilterra, ma che nome strano, ma dove si trova? L'Inghilterra è un'isola. Sì, è un'isola e c'è la Scozia sopra. Oh sì, ho sentito parlare della Scozia. Forse vuol dire che vieni dalla Britannia. Questo ce l'aveva detto la maestra. Sì. Oh, e voi come la chiamate? Inghilterra. Oh, che modo bizzarro di chiamare un paese Inghilterra. Oh. E invece, scusi, qui dove siamo? Oh, mia cara, come puoi non sapere dove siamo? Siamo nel regno di Re Pig. Oh, certo. E scusi, in che stato si trova il regno di Re Pig? Oh, si trova in nessun posto. Mai sentito dire? In nessun posto. Sì, effettivamente ne ho sentito parlare. Parecchio anche. Oh, beh, lo credo. Sai, il re, mio marito, è un uomo giusto, è un uomo gentile, generoso, ma anche vendicativo se qualcuno lo fa arrabbiare. Mi scusi, regina, posso chiederle qual è il suo nome? Oh, certo, io sono Regina Pig. Ah, beh, che domanda sciocca, giusto. E tu hai detto che ti chiami Peppa? Sì. Di quale casato sei? Di quale casato siamo, George? Non lo so, Peppa. Siamo del casato dei Pig. Come? Dei Pig. Anche voi dei Pig? Ma allora siamo parenti. Credo proprio di sì, signora. Voi siete Pig, noi Pig, quindi penso proprio di sì. Oh, ma che gioia incontrare un parente! Mi chiedo di chi possiate essere i figli, forse della cugina, della zia, della cugina di mio marito. Può essere. Oh, ma dimmi, cara, come si chiama tua madre, come si chiama tuo padre? Li avete ancora i genitori, vero? Oh, certo che li abbiamo. Si chiamano Mamma Pig e Papà Pig. Oh,
che nomi bizzarri. Pensa che noi qua invece ci chiamiamo tutti Carolina, Isabella, Gwendalina. Non avevo mai sentito questi nomi. Mamma e papà. Sì, esatto. Devono essere i nomi nordici. Penso siano internazionali. Intercosa? Internazionali, signora. Nomi che si usano ovunque, in tutto il mondo. In America. America? Tu? Cara, dici delle cose veramente strane. Oh, è vero. Siamo nel Medioevo. L'America ancora non è stata scoperta.